Era il 1986, il 24 agosto, partita di Coppa Italia Inter-Cavese, quando per la prima volta Gianfranco Matteoli esordiva con la squadra nero-azzurra. Partita vinta per 3-1 e da quell'incontro una serie di successi che davvero hanno fatto brillare la sua carriera calcistica. Gianfranco Matteoli è ancora impegnato a favore questa volta dei giovani che credono nello sport, credono nel calcio e continuano ad alimentare la loro passione. Il centro sportivo Simba di Oristano diventa scuola di formazione dell'Inter. Dopo 16 anni con il Cagliari e un anno con il Como, per Matteoli è arrivato l'incarico di osservatore per il settore giovanile dell'Inter. Per tanti anni ho lavorato con il Cagliari e che è stata un'esperienza fantastica. Adesso, niente, come tutte le cose si finisce, hanno un inizio e una fine. Adesso l'Inter mi ha dato questa opportunità di lavorare con loro, cercherò di portarla avanti nel migliore dei modi e cercando anche poi alla fine, come abbiamo detto, oltre a far crescere i ragazzi con sani principi, ma sicuramente anche di dare una mano affinché qualcuno possa anche calcare qualche campo importante. Qui arrivano giovani da tutta la Sardegna? Ma ce ne abbiamo da parecchi posti della Sardegna, ma a noi fa piacere che vengano, quindi se vengono anche e fanno tantissimi chilometri i genitori per portare i ragazzi qui, vuol dire che in qualche maniera stanno bene. C'è già qualche esperienza che ha visto questi ragazzi crescere e maturare ovviamente il percorso in squadre importanti? Sì, beh, ce ne sono tanti, dei ragazzi che sono al Cagliari adesso e qualcuno che è andato fuori a giocare, tanti ragazzi che sono cresciuti qui e che hanno fatto il loro percorso. Possono giocare a calcio nella maniera giusta, seguiti una persona in particolare che è Gianfranco Matteoli, che penso sia un modello non solo per i ragazzi sardi ma per tutti i ragazzi che giocano a calcio e che vogliono diventare magari in futuro giocatori. Quindi poi sicuramente se qualcuno di questi lo potrà essere saremo contenti, ma principalmente saremo contenti se durante tutti i giorni, tutti gli allenamenti potranno giocare col sorriso sulle labbra, potranno giocare circondati da persone che abbiano cura di loro non solo come piccoli giocatori ma anche come persone, quindi ormai è il settimo anno di questo progetto e il quindicesimo centro di formazione e pensiamo di poter sviluppare anche qui quello che abbiamo sviluppato negli altri. Oristano, quale valore aggiunto potrebbe avere la Sardegna in generale per l'Inter? Sicuramente la Sardegna e Gianfranco con il suo lavoro nel settore giovanile del Cagliari ha dimostrato quanto terre come questa possano dare tanto in termini di produzione giocatori e soprattutto in termini anche di valori, quindi di giocatori che hanno ovviamente particolare attaccamento per la terra sarda ma che hanno anche dei valori in campo che sono forse quelli che un po' mancano al nostro calcio, quindi quello della determinazione, della passione, del sapere anche soffrire, sapere anche raggiungere dei risultati non solo perché si è più forti. Quindi qua pensiamo veramente di poter trovare magari in futuro qualche ragazzo che possa entrare nel nostro settore giovanile, ma ripeto, soprattutto anche insieme a Gianfranco, di poter dare un messaggio che è quello fondamentalmente che i club professionisti ci devono dare, cioè che c'è un modo bello e divertente per poter giocare a calcio che forse presuppone anche il fatto di tornare un po' indietro, quindi di non pensare magari troppo a modelli diversi da quelli che erano la strada, il cortile, l'oratorio, dove c'erano persone che controllavano che non succedesse niente e poi tu potevi giocare ore e ore divertendoti. Ecco, avere buoni maestri non solo di calcio ma di vita penso sia il punto di partenza. Questa è una scuola calcio cosiddetta, ma soprattutto scuola di vita, perché qui effettivamente abbiamo delle regole che ci imponiamo, che imponiamo ai ragazzi. Sono comunque soddisfatti i dirigenti, i responsabili e così via, ma soprattutto sono soddisfatti i genitori per come crescono i loro bambini in questo contesto qui, bambini e ragazzi evidentemente. È un qualche cosa che ci contraddistingue probabilmente da altre società e alla quale teniamo moltissimo, moltissimo, così come li aiutiamo nella crescita calcistica. Soprattutto esigiamo anche una crescita di vita, ma a tutti i livelli, a livelli comportamentali ma anche a livelli scolastici, perché li seguiamo anche nel loro percorso scolastico giorno a giorno. Gianfranco Matteoli, ancora cosa possiamo dire? Possiamo dire che grazie a lui c'è questo centro,
Grazie a lui noi cresciamo, cresciamo con i ragazzi, con i bambini, tant'è che vengono tanto volentieri. Per loro è uno svago, è un sogno, però i sogni qui bisogna tarpare le ali, perché i sogni lasciamoli fine a se stessi, anche se devo dire la verità, in questi campetti, i campetti in terra battuta e così via, in parte anche sintetici, sono passati dei ragazzi che oggi calcano anche i campi di Serie A e che ne gode il Cagliari, e buona fortuna a Cagliari, buona fortuna anche soprattutto a loro che sono state le nostre creature. Potrei azzardare dei nomi, da Gallona a Barella a Alessandro Deiola, che mi passa per la testa, Dario Del Fabbro, tutti i ragazzi che hanno già calcato la Serie A e che sono cresciuti qui, Piredda e così via, tanti altri che si contano nell'ordine di una cinquantina che calcano i campi di società professionistiche. Quindi in questa piccola realtà della Sardegna, soprattutto in questo piccolo contesto dell'Oristanese, siamo riusciti a fare delle cose enormi. Mi ha fatto molto piacere che sono stati presenti gli amici Vittorio, Gianluca, e devo spendere una parolina per Matteo Villa, che addirittura è venuto a Milano per poter partecipare a questo evento.